A pagina 147 il libro La Mal di Punto Blu mostra un esperimento per visualizzare e misurare la spinta di Archimede. Si appende a un dinamometro un cilindro d'acciaio pieno che è collegato con un cilindro cavo dello stesso identico volume e il dinamometro segna un certo valore, diciamo per esempio 100 grammi peso. Poi si immerge nell'acqua il cilindro pieno e il dinamometro si accorcia per via della spinta d'Archimede, in quanto adesso il peso effettivo del cilindro si riduce. Per esempio adesso il dinamometro segna 70 grammi peso, vuol dire che la spinta d'Archimede è di 30 grammi peso. Poi si riempie il cilindro vuoto d'acqua e si vede che il dinamometro torna a segnare lo stesso valore di prima, cioè 100 grammi peso. Questo esperimento dimostra innanzitutto l'esistenza della spinta d'Archimede verso l'alto e permette anche di misurarla dalla differenza tra i 100 grammi peso e i 70 grammi peso successivi. Inoltre dimostra anche che questa spinta d'Archimede è uguale al peso dell'acqua spostata. Infatti, riempiendo d'acqua questo cilindro cavo, che ha lo stesso volume del cilindro pieno, si aggiunge un peso, il peso dell'acqua qua dentro, che è uguale al peso dell'acqua spostata dal cilindro. Infatti adesso il cilindro immerso riceve i 30 grammi peso di forza d'Archimede verso l'alto, gli stessi che abbiamo misurato qua, ma 30 grammi peso verso il basso li fa anche l'acqua con cui abbiamo riempito il cilindro vuoto. Dunque il peso di quest'acqua va ad annullare la spinta d'Archimede sul cilindro immerso. Dunque possiamo dire che la spinta di Archimede è uguale al peso di quest'acqua, cioè il peso dell'acqua spostata dal cilindro immerso. Questo è spiegato qua nel libro. Legge di Archimede: un corpo immerso in un liquido subisce una forza diretta verso l'alto di intensità uguale al peso del liquido spostato. Densità per volume del liquido spostato, sia la densità che il volume. Densità per volume è la massa del liquido spostato, che moltiplicata poi per G dà il peso del liquido spostato. Quindi questa formula dice proprio che la forza d'Archimede è uguale al peso del liquido spostato. Un liquido esercita una spinta d'Archimede intensa se l'oggetto immerso sposta tanto volume e se il fluido, il liquido, è molto denso. Anche i gas esercitano la spinta d'Archimede verso l'alto, ma è più debole perché la densità dei gas è molto minore di quella dei liquidi. Il mare, essendo più denso dell'acqua dolce, esercita una spinta d'Archimede un po' maggiore. Qui c'è una nave che galleggia perché riceve la spinta d'Archimede dall'acqua in quanto sposta una grande massa d'acqua. E questa spinta che riceve verso l'alto, la spinta d'Archimede, equilibra perfettamente il peso della nave. La legge d'Archimede vale anche per i gas, per esempio una mongolfiera viene spinta verso l'alto dall'aria. L'aria circostante, cioè l'aria intorno alla mongolfiera. Nel Mar Morto la concentrazione di sale nell'acqua è molto elevata e la densità dell'acqua del Mar Morto è più alta, molto più alta di quella del mare normale. 1240 kg al metro cubo contro circa 1020-1030 dei mari nostri. Quindi la spinta di Archimede è più intensa ed è molto facile galleggiare. La solita condizione di equilibrio nel galleggiamento è che la forza peso della persona sia uguale alla spinta di Archimede verso l'alto, che a sua volta è uguale al peso del liquido spostato. E come abbiamo visto, si ricava questa relazione che ci dà la percentuale della parte del corpo immersa rispetto al volume del corpo, che sta nello stesso rapporto delle densità. Siccome la densità del corpo umano è leggermente inferiore a quella dell'acqua dolce, infatti siamo formati quasi interamente d'acqua, mentre invece la densità del Mar Morto è molto più elevata, il rapporto tra le densità è circa dell'80%. Allora vuol dire che l'80% del volume del corpo di una persona rimane sommerso, il 20% emerge. Quindi emerge un quinto del volume totale della persona, che è molto. Invece, una persona che galleggia nel Mar Tirreno, la cui densità è inferiore a quella del Mar Morto, ecco, la parte che è immersa nel Mar Tirreno, la parte del corpo è il 96%. Dunque, nel Mar Morto una persona che galleggia emerge per un quinto del suo volume, il 20%. Invece, soltanto il 4% emerge del corpo nelle acque del Mar Tirreno.